Siamo tornati al FOVA Photo Tour, non siamo più a Palermo dove abbiamo partecipato alla prima tappa, il tour nel frattempo è risalito lungo la penisola ed è approdato a Bologna. Lungo questo percorso si sono aggiunti dei nuovi prodotti Pentax. Sì, appunto, l'ultima arrivata di casa Pentax in ambito reflex è la K3 seconda, macchina rivoluzionaria ancora una volta con un innovativo funzione di pixel shifting, e poi lo vedremo nel dettaglio. Altri prodotti sempre nuovi di casa Pentax, abbiamo il 150-450 obiettivo che copre già il range del full frame. Sempre in casa Pentax l'ultima novità, il 70-200 f2.8, ottica star, quindi della serie migliore di Pentax, anche questo per coprire il range del full frame. Bene, adesso sai cosa ti dico, Marco? Prendiamo tutti questi nuovi prodotti e andiamo a vederli un po' più da vicino. Ho qui in mano la Pentax K3 2. Una macchina nella quale sono state introdotte delle nuove tecnologie. Forse la più significativa è quella che chiamano pixel shifting. Come funziona, Marco? Sì, il pixel shifting è un'innovativa tecnologia che si adotta con lo spostamento del sensore, quindi grazie al modulo del shake reduction si sposta il sensore di un pixel in alto, in basso, a destra e a sinistra per aumentare la densità dell'immagine. Questo significa avere una maggior nitidezza anche alle alte sensibilità che in questa K3-2 sono molto elevate. Sì, come consuetudine anche qua, un'altra volta in tutti i prodotti Pentax, nelle ultime reflex arriviamo fino a 51.200 ISO, quindi una sensibilità decisamente importante. Per quanto riguarda il sistema autofocus, anche su questo campo sono state introdotte alcune novità, alcuni miglioramenti. Sì, l'autofocus è stato completamente aggiornato, è cambiato il modulo dell'autofocus, sono stati ampliati i punti che vengono catturati dall'autofocus, quindi è un sistema anche qui nuovo rispetto alla precedente versione. E ricordiamo che ci sono due sensori centrali che sono sensibili fino al valore f2.8, quindi possono essere utilizzati senza problemi anche con le ottiche molto luminose. Tutto questo deve essere gestito da un processore particolarmente dotato. Che cosa usa la K3-2? Il processore che è stato inserito in questa ultima reflex è il Prime 3, ultimo processore di casa Pentax che verrà inserito in tutte le novità. La K3-2 è una macchina weather resistant, quindi ha tutte le guarnizioni che la proteggono da polvere, acqua, umidità, e anche una novità. Sì, una delle novità inserite su questo ultimo modello è stato sostituito il flash pop-up con un'unità GPS. L'unità GPS ci permette appunto il geotagging delle foto, ma anche ci permette di seguire i corpi celesti durante la fotografia astronomica. Questa è una grande novità, il flash comunque si può sempre adottare tramite l'ingresso della slitta a caldo. Questi invece sono i due telezoom appena arrivati, sono un 70-200 e un 150-450. Sì, queste due nuove ottiche sembrano le classiche ottiche zoom, ma sono veramente innovative. Nel 70-200 abbiamo un f2.8, quindi un'ottica molto luminosa, della serie HD Star, ottiche del top di gamma Pentax. Invece sul 150-450 abbiamo un'ottica 4-5-5-6, anche qui sono state inserite parecchie funzioni di altissimo livello per migliorare la messa a fuoco e renderlo molto più veloce. Sulla parte sinistra della macchina notiamo il selettore per passare dall'autofocus al fuoco manuale, il tasto per modificare la modalità AF, questo serve per passare istantaneamente dai JPEG allo scatto in RAW oppure per assegnargli una funzione che ci interessa avere a portata di mano, l'ingresso per il flash esterno e qui il GPS. Aprendo questi due sportellini laterali abbiamo in alto l'ingresso microfono per il microfono esterno, dopodiché l'ingresso USB, HDMI e la presa di alimentazione. Sul lato destro della macchina abbiamo la presa per il comando a distanza e due slot per le schede SD.
Qui vediamo la macchina dal retro, abbiamo accanto al mirino ottico col 100% di copertura una serie di tasti, questo serve per l'esposizione, per rivedere i file registrati. Sul lato opposto la ghiera per la correzione diottrica, questo tasto rosso ci permette di avviare la ripresa video oppure di attivare il live view. Una ghiera che ci permette di selezionare le varie impostazioni e funzionalità, il tasto AF e il tasto AE Lock. Scendiamo lungo lo schermo LCD e si tratta di uno schermo LCD da 3,2 pollici e oltre 1 milione di pixel. Abbiamo il tasto verde che ci permette di passare in qualsiasi momento alle impostazioni automatiche. Dopodiché questo selettore per il passaggio dalla modalità video alla modalità foto e la consueto ghiera a 4 direzioni col tasto centrale di conferma con il bilanciamento del bianco, la modalità di scatto in ripresa singola, autoscatto oppure in sequenza e il tasto per il flash. Qui accanto abbiamo il tasto informazioni per selezionare la modalità sul display, il tasto menu per entrare nel menu principale e questo per commutare da una scheda all'altra. La K3-2 ha una bella impugnatura pronunciata per una presa stabile. Abbiamo sulla impugnatura una seconda ghiera sempre per selezionare le varie impostazioni. Qui il tasto di accensione e il pulsante di scatto, il pulsante per la sovra e sottoesposizione intenzionale e il tasto ISO. Qui abbiamo un piccolo display in bianco e nero dove vengono riportate le impostazioni che abbiamo selezionato. Sul fronte opposto abbiamo la ghiera delle modalità di ripresa. Qui passiamo dal manuale al programma, all'automatismo, alle funzioni personalizzate, posa B e invece qua sopra abbiamo la slitta a caldo per il flash esterno. Sul 150-450 vediamo una serie di selettori e comandi direttamente sull'obiettivo. Tra questi c'è per esempio questo selettore che passa dall'autofocus normale alla modalità di preset. Impostando questa funzione noi possiamo mettere a fuoco un determinato punto, memorizzarlo e quindi richiamarlo quando serve. Una volta che non ci serve più possiamo cancellare il preset. Questo selettore ci permette di modificare il range di messa a fuoco. Possiamo avere la distanza completa, quindi full, oppure selezionare la messa a fuoco da 2 a 6 metri, oppure da 6 metri all'infinito. Questo per velocizzare la ripresa, l'autofocus e quindi la ripresa. Quest'altro selettore ci permette di passare dall'automatismo di messa a fuoco all'automatismo di messa a fuoco con la possibilità di intervenire in ogni momento anche in manuale per avere una messa a fuoco ancora più accurata. Da questa parte passiamo al manuale completo. Il 150-450 è un obiettivo weather resistant, quindi ci sono tutta una serie di guarnizioni che lo proteggono dall'acqua, dall'umidità e anche dalla polvere, quindi è un obiettivo che possiamo utilizzare senza problemi in qualsiasi situazione. Qui vediamo il blocco della zoomata, questo per evitare che ci possa essere uno spostamento della zoomata quando lo abbiamo a riposo. Questo è il 70-200 FA Star, quindi fa parte della fascia alta degli obiettivi Pentax. È un obiettivo anche questo con un barilotto e un corpo completamente protetto, weather resistant, quindi non ci possono essere infiltrazioni di polvere, acqua e umidità. Anche qui ritroviamo dei comandi direttamente sul barilotto dell'obiettivo. Il selettore per impostare la distanza di messa a fuoco da quella completa, quindi sull'intero range, da 1,2 m a 4 metri e da 4 metri all'infinito. Questo selettore permette di passare dall'autofocus completo all'autofocus con la possibilità di interventi manuali in qualsiasi momento, anche in modalità autofocus appunto, oppure la messa a fuoco completamente manuale.